Salve a tutti ragazzi e bentornati sul canale di BrekTech. Oggi parliamo del Maze Alpha. Dopo alcuni giorni che sono riuscito a testarlo come mio dispositivo principale, posso darvi quindi le mie considerazioni personali e portarvi la recensione finale di questo bellissimo dispositivo. Stiamo parlando di un display, di un dispositivo, anzi, con un display praticamente borderless su tre lati, molto molto simile e veramente molto uguale allo Xiaomi Mix, e con una costruzione veramente ben fatta. Abbiamo l'alluminio che circonda tutto il terminale, quindi tutta la scocca. Posteriormente abbiamo il vetro, davanti abbiamo un altro pannello è coperto da un Corning Gorilla Glass 4. Posteriormente poi troviamo anche la doppia fotocamera, il singolo LED flash e il logo Maze, mentre davanti, oltre al display che da ben 6 pollici, in basso troviamo la camera da 8 megapixel e il sensore per impronta digitale soft touch, non è un tasto fisico. Un telefono quindi che devo dire che mi ha convinto, pesa, abbiamo un peso superiore alle 200 grammi, quindi soprattutto all'inizio, come andremo a prendere il telefono dalla scatola, sarà un po' difficile abituarsi, ma col passare delle ore comunque il peso è ben distribuito su tutta la superficie del telefono e riusciamo quindi a utilizzarlo senza troppi problemi. Ovviamente non si potrà utilizzare con una mano, o comunque sarà abbastanza scomodo perché il telefono è squadrato ed è veramente molto molto grande. Per quanto riguarda il display, dicevamo un 6 pollici, una risoluzione da ben Full HD, quindi una definizione molto buona che mi ha convinto perché questo smartphone si riesce a utilizzare senza nessun tipo di problema sotto la luce del sole. Forse si spera che con i futuri aggiornamenti si possa andare a migliorare il sensore per la luminosità, che in questo momento trovo abbastanza pigra e abbastanza lenta. Comunque non riconosce facilmente comunque condizioni di luce, però comunque il display è buono, i colori sono abbastanza buoni, non ci sono grossi problemi. Essendo un telefono con processore MediaTek, abbiamo anche il MiraVision nell'impostazione che ci viene in aiuto, così da poter andare a impostare il colore, comunque la taratura dei colori del display a nostro piacimento. Quindi anche su questo fatto un punto a favore. Devo dire che comunque il display, già così come esce dalla casa, è molto buono. La luminosità massima poi è abbastanza elevata perché spara veramente molto ed è difficilissimo trovare i pixel, quindi un Full HD, un pannello molto molto buono. Il telefono poi è mosso da un processore MediaTek Helio P25 che supporta la dual camera, processore a 2,5 GHz a 16 nanometri. Devo dire, è un processore niente male. E non sono mai stato un amante dei processori MediaTek perché comunque consumano tantissimo, non sono mai ottimizzati a dovere. Ma su questo Maze Alpha il lavoro è stato fatto più che bene. Abbiamo poi 4 GB di RAM, 64 GB di memoria interna, c'è anche una versione con 6 GB di RAM. E la memoria interna è espandibile tramite micro SD, andando però a sacrificare una delle due SIM perché il telefono è anche dual SIM. Quindi un comparto comunque hardware molto molto buono, molto performante, anche affiancato a una Mali T880 P2 che comunque riesce a far girare tutti i tipi di giochi che troviamo sul Play Store senza nessun tipo di problema. Cosa positiva che anche con una sessione di gioco, comunque andando a massacrare il telefono con tantissime applicazioni aperte, lui non scalderà praticamente mai. Quindi questa cosa mi è piaciuta ed è segno comunque di un'ottimizzazione da parte di Maze molto molto buona. Ottimizzazione che lo si vede poi dell'interfaccia, perché Maze, a differenza di tantissime altre marche cinesi, adotta un launcher praticamente stock, non abbiamo personalizzazioni di sorta, non ci sono applicazioni cinesi, il telefono ha la banda 20, ha la lingua italiana, ha gli aggiornamenti IOTA, abbiamo tutti i servizi di Google già preinstallati, quindi è un telefono pronto all'uso anche per il nostro mercato e soprattutto è super aggiornato. Vi faccio vedere, entrando nelle impostazioni, andando in fondo, il telefono ha Android 7.0 aggiornato al livello patch del 5 agosto 2017, quindi molto molto aggiornato e seguito questo smartphone dalla casa. E devo dire che tutto questo fa sì che il telefono risulta sempre molto fluido, non avremo rallentamenti, non ci saranno lag o impuntamenti strani di varie applicazioni. Le aperture delle pagine, comunque delle applicazioni, possono risultare non velocissime. Proviamo a fare un attimo un trittico con le varie app pesanti che utilizzo comunque giornalmente, come Facebook, quindi la pagina di Facebook, seguitela, mi raccomando ragazzi, lasciate un bel mi piace su questa pagina. Andiamo a vedere poi un'altra applicazione, apriamo ad esempio Amazon.
stanno arrivando tantissime notifiche. Ovviamente il telefono, avendo banda 20, avendo lingua italiana, comunque una ROM pensata anche per il nostro mercato, non avrà nessun tipo di problema per quanto riguarda le notifiche, quindi anche su quel lato ottimo. Come vedete, le applicazioni si aprono abbastanza velocemente e poi girano bene. Andiamo a vedere anche una pagina sul browser, utilizzando il browser stock. Purtroppo, ragazzi, vi dico che ci sono ancora queste applicazioni native di Google, che sono veramente, hanno un'interfaccia vecchia di 80 anni, sono veramente applicazioni bruttissime. Vedete adesso qua c'è la Repubblica, aspettiamo che si carica come si deve, sta caricando, comunque la fluidità è buona, non abbiamo impuntamenti, il pinch è buono, quindi devo dire navigazione ottima, e tramite, utilizzando Google Chrome, non avremo poi nessunissimo problema, quindi perfetto. Per quanto riguarda poi la personalizzazione, comunque Maze adotta una personalizzazione molto leggera, ovvero avremo soltanto quattro impostazioni dove poter andare a gestire le varie gesture, appunto a schermo spento. Ho trovato però molto comodo il fatto di poter nascondere i tasti virtuali, quindi indietro, home e multitasking, utilizzando così solo il sensore per l'impronta digitale, dove con un solo clic si torna indietro, invece clic, scusate, con un solo sfioramento si torna indietro, e con una pressione prolungata invece si torna alla home. Quindi una modalità che l'ho trovata molto comoda, anche perché così riusciamo a sfruttare totalmente i 6 pollici di questo display. Per quanto riguarda l'impronta, funziona 8 volte su 10. Faccio vedere la velocità, non è velocissimo, anzi. Però devo dire che è abbastanza preciso e non avremo nessun tipo di problema, anche se lasciamo il telefono in stand-by per un periodo prolungato, lui continuerà a funzionare senza problemi, quindi anche lì un buon lavoro fatto da Maze. Per quanto riguarda la connettività, il wifi funziona bene, funziona molto bene il Bluetooth che è 4.0, manca l'NFC. Il GPS è perfetto, l'ho utilizzato oggi e devo dire che non ho avuto nessun tipo di problema. E abbiamo la radio FM, cosa che sugli altri smartphone, senza che vado a rompere nulla, sugli altri smartphone ultimamente sta mancando. Quindi, come vedete, qua abbiamo la radio FM. E quindi, per quanto riguarda la parte connettività, devo dire che mi ha convinto perché funziona bene, mi ha convinto anche la ricezione. Sono sempre stato sotto 4G, non ho mai perso la linea, anche nei luoghi un po' più difficili lui è sempre preso benissimo la linea. Per quanto riguarda le chiamate, proviamo a fare una prova. Andiamo a fare una prova di chiamata, ok? Così sentiamo. Vi ricordo che questo telefono ha lo speaker qua di sistema. Sotto abbiamo la cassa. Mettiamo viva voce. Porre il numero 199 50 50. Diciamo, il viva voce non è malvagio, la qualità dell'audio della cassa mono, diciamo che è da 200 euro, da telefoni di 200 euro, quindi non vi aspettate chissà cosa. Andiamo a ascoltare un pezzo di musica, proviamo a vedere questo. Nulla di che, si sente abbastanza bene anche se manca un po' i bassi, alti, diciamo qualità sufficiente, ecco, come sufficiente la qualità delle foto di questo Maze Alpha. Infatti abbiamo una doppia fotocamera da 13 da 5 megapixel reali, sono due fotocamere reali con un singolo flash LED. Diciamo che l'applicazione fotocamera è stata rivista, almeno quella dalla casa MediaTek, quindi da Maze, un'interfaccia che strizza l'occhio comunque al mondo iOS. Abbiamo le varie impostazioni a scorrimento, abbiamo l'impostazione per fare foto sfocate, che comunque viene veramente male, ragazzi. Abbiamo la possibilità di fare foto in bianco e nero, panoramiche, addirittura la modalità Pro, e le foto possono essere scattate alla massima risoluzione 13 megapixel a 16 nonni o 4 terzi, mentre il video registra video solo fino al Full HD al 30 frame per secondo, video di bassa qualità, ragazzi, non sono nulla di che. Per quanto riguarda gli scatti, facciamo uno scatto con la fotocamera, messa a fuoco abbastanza veloce, diciamo sufficiente, velocità di scatto abbastanza buona. Adesso vedrete
scorrere le varie immagini che io ho fatto con questo telefono, immagini che potete trovare sul nostro canale Telegram, sulla recensione scritta che troverete sul nostro sito, e così potete vedere comunque alla massima risoluzione. Sono foto che di giorno sono sufficienti, che di notte perdono molto molto dettaglio, hanno tanto rumore, ma per il prezzo a cui viene venduto comunque questo mezzo, secondo me sono più che accettabili, soprattutto di giorno, riusciamo a fare anche delle belle macro. E diciamo che però questa doppia fotocamera è un po' inutile, ecco, diciamo che non viene sfruttata molto molto bene, è più che altro un fattore di vendita secondo me che di utilità, ecco. E ora torniamo, cioè, entriamo a parlare comunque della parte che più mi ha convinto, secondo me, il plus, oltre sicuramente l'estetica che è bellissimo, questo telefono ha un plus non da poco, ovvero la batteria. 4000 mAh, ragazzi, guardate gli screenshot che stanno girando in questo momento sul video. Non sono mai stato sotto le 6 ore e mezza di schermo acceso. Il telefono mi ha sempre portato fino a sera con un uso veramente intenso, intensissimo, e non ho mai avuto nessun tipo di problema. Con un uso medio, secondo me, 2 giorni li copriamo assolutamente, non scalda mai, e devo dire che questo Helio P25 mi ha stupito, è uno dei migliori processori MediaTek che fino ad oggi sono riuscito a provare, perché mi permette di utilizzare veramente i 4000 mAh di questo smartphone, mentre altre volte ho provato altri telefoni con lo stesso amperaggio di batteria, ma che avevano poi una durata veramente inferiore, veramente scarsa, mentre questo Mate Alpha ha un'autonomia che è da promuovere al 100%, perché è veramente ottimo, 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 dura tantissimo la batteria di questo telefono, ed è un plus che mi ha convinto tanto. Infatti penso di tenerlo ancora un po', perché comunque lo smartphone va bene, non ha nessun grosso problema alla fine, e anche per quanto riguarda l'interfaccia, comunque la velocità di sistema va bene, i giochi funzionano bene, possiamo giocare a qualsiasi titolo comunque che scarichiamo sul Play Store e non avremo nessun problema. Batteria ottima, fotocamera è quella che è, e ci accontentiamo, perché ragazzi, ricordiamo che se un telefono costa comunque 200 euro è veramente quasi impossibile che possa fare le stesse cose di un telefono da 5, 6, 700 euro, soprattutto lato multimediale, perché lì sono i pezzi che vanno a costare veramente tanto le aziende. Quindi bisogna accontentarsi, e per 200 euro sì, forse avremo una fotocamera sottotono sufficiente, ma abbiamo un'estetica stupenda, perché comunque è bellissimo esteticamente questo dispositivo, il fatto di non avere i bordi. Poi una chicca, ho installato un'applicazione che adesso vi voglio far vedere, che si chiama, e funziona, Rounded Corner, come vedete, questa qua, questa l'iconcina, che permette di andare a stondare gli angoli in alto del display, quindi farlo diventare proprio un Mi Mix, perché il Mi Mix ce l'ha stondati. Ed è un effetto carino, un effetto veramente carino che mi è piaciuto. Insomma, arriviamo alle conclusioni, ragazzi. Questo telefono io lo consiglio per chi vuole spendere poco, avere un telefono comunque bello, funzionale, che va bene comunque nella vita quotidiana, nell'uso quotidiano, che non eccelle in nulla, ma che comunque riesce a far tutto quello che noi gli chiediamo, quindi non ha nessun tipo di problemi nella navigazione web, nel fatto di poter guardare video multimediali, o comunque fare anche comunque delle foto, comunque questa doppia fotocamera almeno di giorno riesce a donare qualche scatto sufficiente, che vanno benissimo, foto che possono essere poi condivise nei vari social. E la batteria è il plus, perché è una batteria incredibile, e anche lo schermo è veramente molto molto bello. Quindi io, ragazzi, ve lo consiglio, perché un ottimo prezzo, un ottimo dispositivo. Brava Maze, che continua a fare dei lavori incredibili sui suoi dispositivi, che hanno sempre prezzi veramente ottimi e di fascia bassa, e che però alla fine nell'uso quotidiano si comportano bene. Quindi lo promuovo a pieni voti. Io, ragazzi, vi ringrazio come al solito di seguirci, e se avete visto il video e se soprattutto vi è piaciuto questo video, lasciate un bel mi piace. Qualsiasi cosa, qualsiasi domanda che potete fare, potete avere riguardante questo dispositivo, scrivete sotto i commenti, perché comunque vi risponderò prima possibile. Io il telefono questo lo terrò ancora per un po', anche perché nel mirino ho messo un telefono, uno smartphone che uscirà fra 2 mesi e che finisce con 8,
e quindi non ho intenzione di spendere altri soldi, visto che già lì dovevo vendermi un rene per prenderlo, quindi evitiamo di spendere altri soldi. E quindi questo qua per ora va bene, ha una buona batteria, quindi è quella che io adesso sto cercando. E noi ci vediamo alla prossima recensione. Grazie per seguirci sempre, da Fabio di Brektech.